Un flash, mi deve dire una cosa. Lei ha proposto, perché c'è una situazione carceraria di cui si parla pochissimo, che è esplosiva a dir poco, ha proposto le camere dell'amore nelle carceri, che sono? No, vabbè, questa è stata ovviamente, non è il centro delle nostre No, ma è interessante però, per la vivibilità proprio dei detenuti. Insomma, mi occupo un po' di diritto internazionale, quindi vedo quello che è la vita del detenuto in Spagna, quanto in Francia, quanto in Olanda, e ritengo che anche i detenuti abbiano il diritto ad avere degli incontri più intimi, non necessariamente di natura sessuale, con la propria moglie, con la propria compagna, col proprio compagno. Insomma, credo che... Scusi, direi di domanda secca, mi scusi se la interrompo, ma allo stato dell'arte, con la sovrappopolazione carceraria, quello che sappiamo è quello che succede, ma possiamo ancora considerare riabilitativi le carceri italiane? No, non c'è niente di riabilitativo. Lo Stato impone quella che è la castrazione di Stato. Uno che sta 30 anni in galera o 20 anni in galera, perché deve vedere devastata la propria famiglia? Perché la moglie di un detenuto deve rinunciare alla propria sessualità per 15 anni, 10 anni, 20 anni? Perché lo Stato deve incidere in maniera così incisiva su quelli che sono proprio, come dire, dei diritti quasi naturali dell'essere umano? Ovviamente ogni caso è un caso, ma è una riflessione, un tema di riflessione. Blocco, mi perdoni, ma lei ha perfettamente ragione. Diciamo, questi temi meriterebbero un'altra puntata intera. La inviteremo nuovamente. Devo andare a Paolo Sottocorona perché tra poco ci sarà l'inizio della conferenza stampa di Draghi. Paolo, ti chiedo.